E così siamo nate in natura, donne, culetto, tette, insomma questa è la cosa. Ciao ragazzi e ciao ragazze, come qua con un nuovo video che è perfetto per tutte noi donne. Ci tenevo tantissimo a fare questo video proprio in prossimità dell'estate, perché veramente ormai ci siamo nell'estate. Vi ho fatto diversi video improntati su questo argomento della cura del corpo, della bellezza, sia su questo canale sia sul mio secondo canale, dove vi invito a seguirmi se ancora non siete iscritti, che è appunto www.youtube.com/pavitopiccante, dove là vi faccio tante ricettine, tante cose salutari appunto per stare in forma proprio come piace a noi donne. Vi volevo dare appunto dei consigli molto semplici, ma che sono davvero efficaci, almeno a me hanno aiutato veramente tantissimo e prima non immaginavo. Il primo consiglio che vi posso dare sicuramente è quello di fare un po' di attività fisica e di tenervi in forma mangiando anche sano. Ovviamente questo la sapete, è importantissimo. Io vi ho fatto anche il video del mio mini allenamento, quello per stare in forma in 15 minuti. Vi ho detto come dimagrire e bruciare grassi in 15 minuti, che poi si chiama HIIT. È proprio una cosa che esiste, non l'ho inventato io. Ci sono vari modi di farle, io mi trovo bene a farlo come vi ho fatto vedere in quel video, però ci sono tantissimi, ognuno lo fa in un modo diverso, quindi il succo però è quello là. E quello è molto molto efficace, perché se voi vi allenate facendo degli scatti, no? Se invece di fare ad esempio, che so, un'ora di corsa, mezz'ora di corsa, che poi vi ce la fa a correre così senza mai fermarsi, vi fate 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, come vi ho fatto vedere in quel video, quindi facendo questi scatti a ritmi diversi, lento veloce, lento veloce, questo aumenta il metabolismo e vi fa bruciare tantissimo. E per quanto riguarda l'allenamento e anche il mangiare sano, vi consiglio tantissimo questa app che si chiama Pump App, che già una volta ve ne ho parlato e tante tante di voi l'avete scaricata, perché è gratuita sia per l'iPhone che per il Samsung, e a me piace tantissimo. È tipo un social, non è un'app, secondo me è proprio un social a livelli di Instagram, però è soltanto improntato sul fitness, quindi per persone come me, ma anche tante di voi che mi seguono, è veramente ottimo, perché ci sono tante ricette sane, foto di allenamenti, tante tante cose che veramente vi possono dare degli spunti, vi possono trasmettere positività e voglia di tenervi in forma. Io ad esempio nel mio profilo carico spesso delle foto appunto del corpo, magari dei progressi, ma anche delle ricette, magari che ne so, un pranzo, tipo qua ho messo la mia insalata di quinoa, che qua stavo al mare, mi ero portata questa insalata di quinoa, che poi tra l'altro vi ho inserito anche in un video cosa mangio una settimana sul mio secondo canale. A me piace tantissimo questa ricetta, ad esempio molto sana e leggera, però sazia tanto ed è buona, un'alternativa alla pasta, riso, ma non perché non dobbiate mangiare pasta e riso, semplicemente perché a volte ci va di variare e quindi per mangiare qualcosa di sano la quinoa è anche un ottimo cereale che è molto proteico, fa molto bene. Comunque seguitemi ragazze su Pump Up, che io veramente so che in tante già mi seguite, infatti ho tanti followers, che so che tante mi avete aggiunto, aggiungetemi perché mi piace e ci carico tante tante foto. C'è anche la sezione qua dei workout, quindi se cliccate qua vedete tutti, vi escono tutti gli allenamenti e quindi vi potete proprio allenare seguendo queste schede, quindi è molto molto utile. Un consiglio che davvero voglio dare tantissimo è se potete fate una corsetta a digiuno. Questo veramente vi fa bruciare tutto il giorno, ad esempio magari per esempio andate fuori e durante il giorno volete mangiare un po' di più, perché si sa, si mangia, non so, il cornetto, cose che magari fritture, gelati, cose che normalmente magari ci stiamo un po' più attenti, noi ci vogliamo un po' lasciare andare, mangiare un po' più di schifezze, fra virgolette. A digiuno, cioè appena vi svegliate, vi fate anche su 20 minuti di una corsetta. Se la fate come ho fatto vedere in quel video, quindi a cambi di ritmo è più efficace, ma comunque una corsetta anche sostenuta a 20 minuti aumenta il metabolismo e vi permette di bruciare tutto il giorno, quindi è molto più efficace. Lo so, svegliarsi presto per andare a correre non è una bella cosa. Io, a me è capitato poche volte di farlo, vi dico la verità, perché comunque non sono molto mattiniera. Però se volete perdere qualche chiletto ve lo consiglio, perché poi dopo bruciate, abbiamo aumenta il metabolismo e quindi anche mangiando durante il giorno bruciate tutto il giorno, quindi è molto più efficace la mattina al digiuno piuttosto che la sera. Un altro trucchetto che vi posso dare è quello di mangiare molta anguria.
è un frutto che a me piace tantissimo ed è un frutto tra virgolette dimagrante, nel senso che dimagrante, drenante, molto drenante, ricco d'acqua e vi fa fare tanta drin drin, tanta pipì, vi fa eliminare l'acqua che avete in eccesso sulla pelle, perché molto spesso quello che abbiamo in eccesso non è grasso, è semplicemente acqua, un po' di ritenzione idrica, un po' di acqua, l'acqua sul corpo, no? Accumulo di liquidi, l'anguria ve la fa eliminare, quindi mangiatela, ad esempio ve la straconsiglio la mattina, ovviamente non mangiate anguria, io poi specifico queste cose perché mi seguono ragazzine, so che è importante, non sto dicendo mangiate a pranzo l'anguria, digiunate e mangiate solo l'anguria, no, mangiate l'anguria ad esempio la mattina, vicino alla vostra colazione, non so, mangiate le fette biscottate, mangiate i miei pancake, mangiate quello che mangiate anche un po' di anguria. E consigliatissima a merenda mi piace tanto, soprattutto se devo allenarmi, l'anguria vi dà tanta energia, oltre al fatto di essere drenante, la frutta in generale, in particolare l'anguria, vi dà tanta energia, che comunque contiene fruttosio, che è mediamente spendibile, quindi lo mangiate e vi sentite carichi per allenarvi, comunque per affrontare la giornata. Altri cibi che vi posso straconsigliare di mangiare per drenarvi, per eliminare questi liquidi in eccesso e stare in forma sono gli spinaci, i broccoli, gli asparagi che a me piacciono tantissimo, la patata rossa, ad esempio dopo l'allenamento è molto consigliata, ad esempio la sera, magari vi mangiate quelle là da sostituire ad esempio al pane, alle solite gallette, vi mangiate le patate rosse accompagnate ovviamente da un secondo, sono veramente veramente ottime. Un altro consiglio che vi posso dare è quello sempre riguardante l'alimentazione, perché siamo là. Il fulcro principale per affrontare la prova costume, per stare in forma, è quello di modificare la vostra alimentazione per queste settimane, se ancora non lo fate. Io ad esempio sapete che mangio sano comunque tutto l'anno, anche se comunque non faccio la fame, lo sapete. Infatti sul mio secondo canale spesso mi viene criticato, rimproverato, praticamente che mangio troppo, mi si viene detto ma quanto mangi? Con quello che tu mangi in un giorno, io mangio una settimana, soprattutto nell'ultimo video, cosa mangio una settimana? Vi siete messe proprio le mani nei capelli. Io mangio molto è vero, però mangio sano e quello ed è il trucchetto, quello è il segreto fondamentale per stare in forma. Quindi se non l'avete fatto tutto l'anno, almeno fatelo adesso per queste settimane, appunto prima di agosto, in cui uno si mette in costume, anche se già adesso ci stiamo mettendo in costume, ma vabbè. Quindi un altro consiglio che vi posso dare è quello di fare una colazione ricca. La colazione è importante, molte persone hanno fame, anche io ho sempre fame. Se avete fame, è la pasta principale, sempre a pranzo, a cena, eccetera, vuol dire che non mangiate abbastanza durante gli spuntini, durante le merende, durante la colazione, perché molte persone sono abituate a fare pranzo e cena, ma c'è un mondo dietro, ci sta la colazione, lo spuntino di mezza mattinata, la merenda, lo spuntino di mezzo pomeriggio, insomma, sono importanti questi spuntini, sono quelli che vi fanno prima di tutto attivare il metabolismo. Molte persone mi dicono come fai a mangiare così tanto ad avere un metabolismo così veloce. C'ho un metabolismo veloce perché mangio ogni 3 ore, mangiando io ogni 3 ore il metabolismo mio è attivo, è sempre attivo a bruciare, perché non faccio mai digiuni, quindi cosa importante, non fate mai digiuni, mangiate ogni 3 ore e mangiate tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine, ovviamente grassi buoni, trattasi ad esempio di frutta secca, di olio extravergine d'oliva, queste cose qua. Quindi anche la mattina, questo ve l'ho detto anche nel video che ho fatto negli ultimi giorni della colazione mia preferita, mangiate sempre una fonte proteica. Io vi consiglio tantissimo anche di mangiare le uova a colazione, sono veramente importanti, soprattutto se vi allenate, perché vi danno molte proteine, e gli albumi sono un ingrediente molto molto proteico che fa davvero bene a colazione, vi dà molta energia, cioè le proteine a colazione vi saziano, vi fanno partire già la giornata in modo di, cioè arrivate a pranzo, se fate una bella colazione, arrivate già a pranzo che non avete quella fame che vi divorereste tutto il frigorifero, la dispensa, il tavolo con tutte le sedie. Comunque nei prossimi giorni caricherò anche un video sulle mie colazioni preferite sul mio secondo canale, quindi mi raccomando seguitemi. Le persone pensano che bisognava fare la fame per stare in forma, questo ovviamente non è vero, soprattutto perché quello a cui dobbiamo aspirare è un modello di bellezza non tanto lontani da quello che mi siamo
siamo noi stessi. Cioè, se siete ad esempio morbide, avete magari un bel seno, avete un bel sedere, insomma, bello pieno, non vi ostinate a voler dimagrire troppo, perché voler dimagrire troppo, soprattutto senza poi mantenere il tono muscolare, quelle diete che ti fanno proprio fare la fame, ne consegue sicuramente un imbruttimento, secondo me, fisico, perché si perde seno, si perde culo. Io perché vi dico sempre, spesso in questi video dico, le donne sono belle con le forme, è bello avere un bel culetto, è bello avere un bel seno, perché quello che vi voglio invitare a volervi bene così come siete, ad accettare il vostro corpo, certo a migliorarvi, non ci dobbiamo trascurare imbozzandoci di schifezze e non facendo nulla, stando sul divano, no, dobbiamo prenderci cura di noi, quindi mangiando sano e curando il nostro corpo, quindi facendo un po' di attività fisica, però per la salute, lo dobbiamo fare per la salute e non perché ci vogliamo ostinare ad essere magre, vediamo quella persona magrissima e vogliamo essere anche noi così. Molto spesso dei modelli che ci circondano, che sono comunque modelli molto magri, no? Persone che comunque non hanno un rapporto sano col cibo, sono persone che hanno paura dei carboidrati, sono persone che mangiano solo ad esempio il secondo con le verdure, non mangiano mai carboidrati, no? Frutta, verdura, mangiano questo, vanno avanti così, e questo non è un fisico sano, perché comunque quando si va a perdere le forme, secondo me, di una donna, seno, culo, fianchi, eccetera, si allontana da quello che è il nostro corpo, la persona cambia e secondo me si imbruttisce. Quindi io quello che vi invito prima di tutto è ad avere un rapporto sano con il vostro corpo, accettarvi, vogliatevi bene anche con un po' di pancetta, anche con un po' di cellulite, non c'è problema, siete belle e state sicure che le persone attorno a voi non se ne accorgono, siete voi che ve ne accorgete, ma gli altri non se ne accorgono, e state sicure che il vostro fidanzato gli piacete di più con un po' di carne, anche se un po' di grasso, un po' di cellulite da toccare, gli piacete di più quando vi mettete una gonna, si vede la forma, quando mettete un pantaloncino. Quindi non vi ostinate, non vi vogliate male a fare la fame e a fare delle diete troppo drastiche. Questo è proprio il preambolo principale, che se mi seguite lo sapete, quindi che non ne vale la pena. Ad esempio anche io, sapete che di costituzione ho sì la pancia piatta, ma non ho mai avuto gli addominali scolpiti di costituzione, mangiando sano e allenandomi comunque sto bene, comunque non mi posso lamentare, però per ottenere quegli addominali così scolpiti non ne vale la pena, perché dovrei dimagrire così tanto, a parte il sacrificio di non mangiare, il sacrificio di eliminare i carboidrati, il sacrificio di ammazzarmi di corsa tutti i giorni, ma andrebbe questo a farmi perdere culo, seno e forme che non voglio perdere, non fa niente, anche un po' di pancetta va bene se ci teniamo il nostro bel culetto, che così siamo nate in natura, donne, culetto, tette, insomma questa è la cosa. Un altro consiglio che posso darvi è quello a pranzo, ad esempio, mangiare la pasta, il riso, ovviamente preferibilmente pasta integrale, riso basmati, riso integrale, accompagnate anche dalle verdure, perché in questo modo se le accompagnate dalle verdure ovviamente vi saziate prima, cioè voi fate una porzione sempre là, il trucco, carboidrati, proteine, tutto dovete mangiare, grassi, tutto. Quindi se voi mangiate la pasta con ad esempio zucchine oppure spinaci oppure insalata più un secondo, ecco che avete fatto un pasto completo ricco di tutto, e ecco che vi saziate prima, piuttosto che se mangiate solo la pasta ovviamente ne dovete mangiare molta di più per saziarvi. Quindi non fate mai mancare le verdure, soprattutto per noi donne le verdure sono fondamentali, perché sono quelle che vi fanno drenare, vi drenano l'organismo, vi fanno eliminare liquidi in eccesso. Guardate, basta pochissimo, basta anche che voi per queste settimane vi fate hit quello che vi ho fatto vedere nel video e aumentate le porzioni di verdura, di frutta mattina e pomeriggio, e bevete tanta acqua, questo è fondamentale. Le persone mi vedono uscire di casa con le bottiglie di acqua, io non scendo mai di casa senza acqua, e mi vedo dire, ah, ti sei portata l'acqua? Sì, per me è normale, cioè è impossibile che io devo stare 3-4 ore fuori casa e non mi porto l'acqua, cioè bevo una... Quindi bevete tanta acqua, che quello noi donne facciamo un gravissimo errore, è quello di bere poco, perciò abbiamo la cellulite, abbiamo la ritenzione, abbiamo il liquido in eccesso. Quindi bevete tanta acqua, e anche il tè verde, che è ottimo il tè verde, 2 tazze di tè verde al giorno aiutano anche a chi vuole perdere peso. Io poi lo adoro il tè verde, anche freddo lo potete bere,
va benissimo, non avete scuse. Quindi io direi di finire qua questo video. Sapete che quando inizio a parlare di questi argomenti sono veramente un disastro, perché non la smetto più, veramente inizio a fare le conferenze, a parlare. Molto spesso alcune persone mi dicono nei commenti: ma come fai a sapere tutte queste cose? Ma come fai a essere così informata su questo? Io sono semplicemente una persona che si appassiona molto di queste cose e mi informo tantissimo, ma tanto tanto tanto. È la stessa cosa, ad esempio, anche mio papà è molto fissato su queste cose dell'alimentazione sana, anche a lui mi ha trasmesso questa cosa, quindi ci siamo sempre molto informati, quotidianamente lui mi dà delle informazioni, io do a lui: ah, sapeva, ho scoperto questa cosa. E anche io di mio vado a leggere molto su internet, apprendo da questo, da quella. Cioè, io per esempio se incontro un nutrizionista, incontro un personal trainer o incontro una persona che ne sa di fitness, di benessere, di alimentazione, io sono capace di fargli un interrogatorio, sono veramente una palla al piede, che mi piacciono tantissimo questi argomenti, quindi mi informo tanto, spesso anche la notte, non so, non riesco a dormire e mi metto a informarmi di queste cose, quindi sono veramente una persona molto molto appassionata. E poi mi va subito di condividerli, perché secondo me se sai qualcosa, apprendi qualcosa e non lo condividi, è un po', diciamo, come se tu non l'avessi scoperto. Invece se lo condividi è bello, perché tante persone poi mettono in pratica quei tuoi consigli, si trovano bene, ti ringraziano e quindi tu ti senti soddisfatta. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni, condividiamo e dite anche voi qualcosa, così posso imparare anche io da voi. Quindi non lo so, spero di non avervi annoiato. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su, sarei felice. Vi mando un bacio grandissimo, ciao e buona estate a tutte. Ciao ciao!